Bentrovati ai telespettatori di Tele Sardegna. Come di consueto, in questo periodo di emergenza sanitaria, prima e poi economica e sociale, dopo, stiamo cercando di darvi un quadro generale della situazione. Ormai siamo entrati nella fase 2 e di oggi la notizia che dal 18 si potranno aprire quegli esercizi commerciali che fino ad oggi sono rimasti chiusi. E noi, insomma, per un po' orientarci nella selva dei decreti e di tutte le varie ordinanze, parliamo della sicurezza in questi esercizi commerciali che dovranno aprire e lo facciamo con un esperto, anzi un'esperta e un avvocato, Laura Farci, che si occupa proprio di consulente aziendale in materia proprio di sicurezza nei luoghi di lavoro. Con lei vogliamo, diciamo così, darvi delle notizie e dei chiarimenti proprio sulla sicurezza che dovranno garantire i datori di lavoro per i propri dipendenti, ma anche gli esercizi commerciali per chi andrà a comprare nei negozi. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Allora, Laura, una domanda proprio diretta: che cos'è questo protocollo condiviso e cosa prevede? Ok, il protocollo condiviso non è altro che un documento dove sono previste delle linee guida, condiviso perché appunto è stato condiviso tra le parti sindacali e le parti, diciamo, le organizzazioni dei datori di lavoro, tengono conto degli interventi appunto precedenti del governo, così come di quanto emanato dal Ministero della Salute. Quindi ci danno ad fornire tutta una serie di linee guida relative ad alcuni argomenti che ogni titolare di impresa e quindi datore di lavoro dovrà utilizzare per poi adattarli chiaramente alla propria attività. Quali sono questi argomenti? Più che altro ci dovremo occupare di informazione, cioè quindi dovremo dare sia ai nostri dipendenti che ai terzi, per soggetti terzi intendiamo quindi i nostri clienti, i fornitori e tutto ciò che è terzo rispetto al datore di lavoro, diamo delle informazioni di come si accede in azienda. Okay? Quindi andiamo ad dare delle notizie relative a quelle che sono le considerazioni tipiche, soprattutto sulla mancanza, cioè su una temperatura chiaramente al di sotto dei 37,5 che ci permette di accedere nei luoghi di lavoro e tutta una serie di informazioni relative a misure comportamentali all'interno dell'ambiente di lavoro, ma anche misure igienico-sanitarie. Okay. Ci occuperemo, cioè il protocollo prevede chiaramente tutta una serie di notizie e di linee guida relative alla pulizia e alla sanificazione, all'individuazione dei dispositivi di protezione individuale e così tutta un'altra serie di informazioni. Ogni titolare d'impresa dovrà adattare il protocollo alla propria attività. A chi è rivolto? Perché mi è parso di capire che non sia solo per le aziende che hanno dipendenti, ma anche per quelle che non hanno dipendenti. Assolutamente sì, infatti diciamo che la differenza è questa, si rivolge naturalmente a tutte le attività. Ok, più cogente le linee guida nelle attività che chiaramente hanno dei lavoratori e quindi io dovrò dare attenzione ai lavoratori e ai miei terzi. Nelle attività che non hanno lavoratori la mia attenzione sarà nei confronti di terzi, quindi dovremo adattare anche in questo caso appunto le linee guida in base a quella che è la nostra, diciamo, forma lavorativa. Il punto nodale in questo periodo è la sanificazione. È obbligatorio farlo? E poi cosa si intende per sanificazione? Chi la deve fare? Allora, vi spiego. Innanzitutto il Ministero della Salute con una circolare, esattamente la 5443 del 22 febbraio 2020, eventualmente vi invito ad andare a verificare, prevede e ci spiega che cosa si intende per pulizia e cosa si intende per sanificazione. Per pulizia non è altro che la rimozione dello sporco con, o in maniera meccanica o in maniera manuale, con l'utilizzo dei detersivi comuni. Ok? Che cos'è invece questa benedetta sanificazione? Allora, in realtà non è altro che una pulizia un pochino più attenta, dove vado a eliminare che cosa? Vado a eliminare gli agenti batterici e quelli contaminanti con dei prodotti specifici, che in genere sono prodotti chimici detergenti
E la stessa circolare individua con dei prodotti a base di cloro e di alcol. Uso il cloro il più delle volte e l'alcol quando, diciamo, la superficie non permette l'utilizzo del cloro. Quindi, torniamo a noi. Allora, nel protocollo non è previsto che la sanificazione debba essere fatta da aziende terze, né tantomeno che ci debba essere una certificazione. Ok, io suggerisco di procedere in questo modo. Riporto all'interno del mio protocollo le modalità di pulizia e di sanificazione che ho individuato, eventualmente indicando quelli che sono i prodotti da me scelti, preferibilmente, ripeto, prodotti specifici, quindi con le schede tecniche. Poi, se per mia sicurezza personale e quindi una scelta puramente aziendale, decido di rivolgermi alla professionalità di aziende terze, chiaramente ben venga. Però, visto che è un momento in cui le aziende stanno riaprendo e ci saranno sicuramente difficoltà economiche importanti, non è previsto da nessuna parte che la sanificazione debba essere svolta da terzi. Ascolta, un'altra domanda che ti vorrei fare è quella sulla responsabilità personale del datore di lavoro. Se malauguratamente un dipendente si dovesse ammalare di coronavirus. Il decreto Cura Italia ha previsto la copertura assicurativa per l'infortunio, quindi del dipendente, cioè del lavoratore, nel caso in cui contragga appunto il coronavirus all'interno dell'azienda. Di conseguenza, cosa vuol dire? Se io individuo una copertura assicurativa, quindi sto individuando il coronavirus come una delle possibili cause di infortunio sui luoghi di lavoro, chiaramente quindi la responsabilità penale del datore di lavoro era già individuata nel decreto legislativo 81. Quindi questo bisogna precisarlo, cioè è già dal 2008 e anche nella legge precedente che c'era una responsabilità penale in capo al datore di lavoro. Cioè, cosa vuol dire? Che io come posso tutelarmi? Perché ho sentito molti imprenditori che sono spaventati. Allora, innanzitutto, questo è un caso dove si ha un'inversione dell'onere della prova, cioè nel senso che spetterà al lavoratore dimostrare di aver contratto il virus all'interno dell'azienda. Chiaramente, non avendo nessuno di noi chiari quelle che sono effettivamente le cause di contagio, è una prova diabolica, ci rendiamo conto che è molto difficile. Quindi cosa faccio io datore di lavoro? Ok? Faccio quello che mi chiede già la 81, vado a individuare delle misure idonee di protezione, le riporto, cioè le certifico in qualche maniera, come le porto per iscritto dentro, appunto, dentro, poi vi faccio una distinzione sul documento di valutazione del rischio, una parentesi molto breve. Quindi riporto la scelta, la mia valutazione del rischio e la scelta all'interno di alcuni documenti, quindi utilizzerò questo nell'eventualità in cui possa essere appunto chiamato a rispondere appunto di un infortunio da Covid. Però, ripeto, ad oggi, secondo me, è molto difficile pensare che si riesca a dimostrare veramente che un contagio l'abbia contratto in azienda piuttosto che fuori. Il documento di valutazione, cioè il DVR, andrà aggiornato quando il mio vecchio DVR aveva già una valutazione del rischio biologico. Nel caso in cui la mia azienda invece non ha un rischio biologico nella sua attività e quindi il rischio biologico Covid rimanga un rischio esterno, ok, non quindi relativo alla mia attività, in quel caso devo utilizzare il protocollo come appendice al documento di valutazione del rischio. Ok. Quante persone possono stare dentro un'attività commerciale? Allora, sì, c'è l'allegato. Se non ricordo male, l'allegato 5 prevede che praticamente all'interno di un locale di 40 metri quadri ci possano contestualmente essere presenti appunto una persona più due operatori. Se abbiamo naturalmente un locale più ampio, allora potremo chiaramente ospitare più persone contestualmente, però dovremo andare chiaramente a rispettare quei limiti di distanza sociale che sono all'interno dell'attività genericamente di 2 metri e eventualmente individuare un ingresso e un'uscita differente per i nostri, diciamo, per i terzi, cioè per chi accede in azienda.